Angel Capuozzo, Firenze città di rugby, tu hai fatto una meta, sei diventato l'idolo di tanti ragazzini che si approcciano al rugby, e anche questa è una tua vittoria. Sì, è vero, il più importante quando facciamo il rugby è un spettacolo in primo tempo, voglio apportare una gioia per le persone, e è vero che per me è un sogno di rappresentare questo, ma rappresentiamo questo anche tutta la squadra, perché abbiamo fatto 2 anni secondo me incredibile per far crescere il rugby in Italia, è veramente interessante. Adesso abbiamo un mondiale per fare ancora meglio, dunque no, sono sicuro che facciamo una bella avventura e che possiamo ancora sognare i bambini di questo paese. Senti, la vittoria con l'Australia è stata storica. Partendo da lì, le vostre aspettative per la Coppa del Mondo? Non abbiamo di pressione sulle nostre spalle, sulle partite con la Francia e la Nuova Zelanda. Secondo me la pressione è su loro. Dobbiamo giusto giocare il nostro gioco tranquillamente, avere la buona mentalità, e dopo questo sono sicuro che possiamo fare qualcosa. Giusto ancora una volta la pressione è su loro, dobbiamo lasciare tutte le pressioni che abbiamo. E senza pressione, ancora una volta, sono sicuro che possiamo fare tante cose. Auguri e buon viaggio. Grazie, grazie. È un orgoglio per noi, ma credo sia un orgoglio anche per Michele Ramaro essere qui oggi, tu capitano della nazionale. Decisamente, penso che momenti come questi difficilmente si scordano. Ovviamente il nostro obiettivo è il mondiale, vogliamo far bene qua, far bene quello, ma ovviamente è importante prima dare un colore a quello che è il nostro percorso, e vivere momenti come questi sicuramente fanno parte di questo percorso. Senti, la vittoria di Firenze, la vittoria a Firenze con l'Australia, che basi vi ha dato per essere consapevoli di una crescita? Ma è importantissima, penso che vincere aiuti a vincere, soprattutto quando batti squadre come l'Australia, insomma dà sicuramente una consapevolezza in più e una marcia in più per poter affrontare tante altre squadre che probabilmente in altre occasioni non saremmo riusciti ad affrontare con quella stessa atteggiamento, quindi in generale è stata una tappa fondamentale per il nostro percorso. Senti, che dirti? In bocca al lupo, buon viaggio, ci vedremo a Nizza, e che dirvi? Siete il nostro orgoglio. Grazie, grazie a Michele Lavar. Niccolò Cannone, comincia un mondiale importante per l'Italia, frutto anche, lo diceva anche il presidente Malagò, soprattutto di una vittoria fatta nella nostra Firenze contro l'Australia. Quanta fiducia vi ha dato quella vittoria? Beh, sicuramente è stata una vittoria importantissima per quanto riguarda la squadra. È stata, per me personalmente, è stata forse la vittoria più importante di tutte davanti alla mia famiglia e ai miei amici. Vincere in quello stadio è stata una cosa incredibile, però è stata una partita dimostrata e anche al di fuori dell'Europa, a livello internazionale, noi ci siamo, possiamo essere competitivi con tutte le squadre. E appunto questo, Namibia, Uruguay, poi a salire Francia e Nuova Zelanda. Niccolò Cannone, finisce il mondiale, saresti contento se? No, non dico, non faccio pronostici, ti dico, noi analizziamo tutte le partite, che sia Namibia, All Blacks o Francia, nella stessa maniera, noi dobbiamo vincere partita dopo partita, quindi il rugby è questo, quindi vedremo chi giocherà meglio, chi vincerà, quindi lo faccio pronostici. Senti, la mia emittente Firenze Velo Super Sport si occupa di tanti sport, abbiamo avuto del nuoto Lorenzo Zazzeri, medaglia d'argento alle Olimpiadi. Leonardo Fabbri, getto del peso, sì, più o meno ci siamo, medaglia d'argento ai mondiali. Vi sentite un po' l'orgoglio della nostra città? Sì, ci sentiamo, credo per Firenze è importante avere tutti questi atleti che portano il nome di Firenze in alto, quindi faccio complimenti a tutti i ragazzi che hanno raggiunto questi incredibili traguardi, e gli auguro di fare sempre meglio, e anche noi siamo molto fiduciosi in questo mondiale e andiamo a giocare, quindi vediamo, siamo molto fiduciosi. Niccolò, ci vedremo a Nizza, buon viaggio, in bocca al lupo con il Firenze e il giglio nel cuore. Grazie mille, viva Firenze. Presidente Marzio Innocenti, voglio farle subito una domanda pertinente. 2 anni fa, mi pare, per il 6 Nazioni disse: mi aspetto 2 vittorie. A questo punto, quante vittorie ci aspettiamo per il Rugby World Cup?
non saprei dire, perché bisogna vedere dove arriviamo, perché quattro le giochiamo di sicuro, ma poi ci sono anche le altre. Diciamo che ci attendiamo le due vittorie che ci permetterebbero di andare al mondiale prossimo senza dover passare dalle qualificazioni, e un'altra che ci può permettere di andare qua. Una cosa che a me sta particolarmente a cuore è lo sviluppo del rugby dai bambini, perché noi vediamo adesso il prodotto finito. Ancora complimenti per il video meraviglioso di questi nostri campioni che vestono la maglia della nazionale, ma hanno cominciato da bambini. Ecco, tanti significati, di tanto socialità dalle famiglie, perché il passaparola più importante è quello delle famiglie, fino agli istituti penitenziari dove tanti progetti sono andati. La nostra nazionale è il momento apicale di grande comunicazione e di grande visibilità anche per tutte queste realtà che girano intorno e sono del rugby. La parte sociale della federazione è una parte molto importante. Noi lavoriamo, appunto, come ricordavi, con le carceri, lavoriamo ovviamente con tutto quello che è il settore propaganda, con le scuole. Il rugby ha una grande funzione sociale e noi lo sappiamo benissimo. Dietro a questo c'è il fatto che vogliamo sempre più bambini e sempre più bambine che giochino a rugby per diventare grandi campioni, ma anche per diventare dei giocatori di rugby che possono vivere e socializzare e dare il loro contributo alla comunità. La federazione sta lavorando tanto su questo, sta lavorando trovando le risorse che servono per sviluppare il rugby in Italia, che è il nostro principale obiettivo dal punto di vista statutario, quello noi dobbiamo fare. La nazionale è un momento importante per riuscire a far conoscere il rugby e anche a raggiungere quelle che sono le istituzioni e le entità economiche che possono dare la sostanza che è necessaria per crescere. Abbiamo fatto un grande lavoro in questi anni, veramente un grande lavoro. I ragazzi lo stanno facendo di pari passo, per cui io credo che insieme i risultati della nazionale arriveranno anche, continueranno ad arrivare i risultati sul territorio, con la crescita dei club, con l'aumento dei praticanti e anche con l'aumento della conoscenza e dell'apprezzamento del rugby nella nostra nazione. Entro nel mio territorio, nel suo intervento, eravamo in Palazzo Vecchio, lei era collegato dalla Scozia, ha detto una cosa che io sottoscrivo in pieno: basta esperimenti fine a se stessi, come troppe volte abbiamo visto nel rugby ma anche in altri sport. Firenze deve ripartire dai tantissimi ragazzi che ci sono del territorio, quindi questa unione tra il rugby Firenze 31 e Firenze è stata quanto mai benefica. Io ho lavorato anche per questa unione. E per questo quella coinvolta. Certo, e sono felicissimo di averlo fatto, e ora sono felicissimo che siamo arrivati ad avere questa squadra. Ho detto ai dirigenti: non fate il solito errore, non state a pensare al risultato con scorciatoie come sono quelle dei giocatori stranieri. Sono certo che questa volta non faranno questi errori. I ragazzi di Firenze e dintorni sono bravi, ce ne tanti. Basta vedere questa nazionale quante ce ne abbiamo. Per cui a noi interessa quello. Devo dire che per favorire queste scelte dei dirigenti, il prossimo anno introdurremo i giocatori di formazione interna in tutti i campionati, per cui sarà necessario avere dei giocatori che sono nati oppure sono cresciuti all'interno del tuo club per un numero importante di anni. Questo è uno stimolo. Io lo so che tutti vogliono fare questo lavoro con i nostri ragazzi, ma diciamo che anche le regole che ti stimolano a farlo sono benvenute. Presidente, grazie davvero da parte di Firenze Viola Supersport. Noi ci occupiamo di tanti sport, io personalmente soprattutto di rugby. Grazie per la vostra collaborazione, grazie per i ragazzi che ci danno sempre informazioni. Grazie a te per la tua passione, grazie a tutti. E in bocca al lupo. Viva il lupo.